Le accelerazioni del FTSE MIB delle ultime sedute dell'ottava in corso stanno riportando le quotazioni nella parte inferiore del trading range entro cui il paniere è stato negoziato nella seconda metà di luglio. Detto movimento può essere sfruttato per aprire posizionamenti ribassisti volti a cavalcare il trend ribassista di lungo periodo, che avrebbero come target dapprima un ritorno sulla soglia dei 16.000 e successivamente i 15.000 punti, in prossimità dei minimi di giugno 2016. Lo stop loss posto per accelerazioni oltre i 16.800 punti. NH Industrial nel corso del 2016 si è mosso fra la resistenza statica posta a 7,025 euro, dove sono stati registrati due top del 1 dicembre 2015 e 7 giugno 2016, ed il supporto dinamico espresso sul daily chart con i minimi crescenti dell'11 e 7 aprile. Opportunità per ingressi long si avrebbero per ritorni in area 6,055 euro ed avrebbero come obiettivo i 6,50 euro e successivamente un target finale a 6,86 euro. Stop a violazione dei 5,90 euro. Prossimità del supporto statico di area 43,3 dollari per azione, in attesa di uno spunto per l'eventuale accelerazione rialzista. Chi volesse costruire una posizione rialzista potrebbe appunto valutare ingressi in area 43,70 ed avere come primo obiettivo i 45 dollari e successivamente target finale a 45,75 dollari, dove transita attualmente la trend line discendente ottenuta con i top decrescenti dell'11 di aprile e il 25 di luglio.